ricordo bene che il primo treno che arrivò a Taormina era stato organizzato da un tour operator tedesco della Germania occidentale. Allora c'era il muro, quindi c'era soltanto la Germania occidentale e si chiamava Turopa, che poi divenne, si ampliò, diventò Turopa, Sharnhof, Hummel, Dottor Tiges, Tuente Turso. E dopo questo periodo è venuta fuori la TUI, che li ha assemblati, come si assembla un'automobile, li ha messi tutti assieme e venne fuori la TUI, Touristic Union International, il più grande operatore turistico d'Europa. Una nave pace che era un residuato di guerra allora, e la Turopa li portò a Messina, sbarcarono a Messina e io li ho portati a Taormina con dei pullman di linea, perché da Gran Turismo allora non ce n'erano, pullman di linea racimolati in mezzo a Sicilia, perché erano 600 persone che sono venuti qui a Taormina con lunch pacchette dalla nave ed hanno consumato questo pacchetto nel giardino pubblico di Taormina. Abbiamo raggiunto, mi ricordo un anno, ora non mi ricordo quale anno è stato, abbiamo raggiunto quota 18.000 persone, non presenze, 18.000 persone arrivate in una stagione a Taormina. Clienti TUI. Ma noi periodi di crisi ne abbiamo avuti tanti, soprattutto per le guerre, per il terremoto del Belice. Quella è stata una crisi fortissima. Però la Turopa, nonostante questo, è tornata a Taormina subito dopo il terremoto. È cambiato molto, ma bisogna anche tenere in considerazione che siamo andati verso un progresso. Allora eravamo ancora in un periodo che si può considerarlo un periodo di tanti anni fa. Quindi ormai le cose si sono stabilizzate. Abbiamo avuto un aumento di camere negli alberghi, abbiamo avuto degli alberghi di qualità, che prima erano soltanto due, San Domenico e il Timeo. Ora abbiamo tanti 5 stelle lusso, quindi penso che questo abbia influito moltissimo nell'incremento del turismo. Nel casinò non è stato aperto perché è mancata la volontà politica. Perché se il presidente della regione avesse fatto un decreto che poteva fare, secondo me, lo avrebbe riaperto, come hanno fatto in Val d'Aosta. Regione autonoma poteva benissimo fare questo. Non l'ha fatto perché è mancata la volontà politica. Castellammare era un albergo di un mio zio, fratello di mia madre. E Castellammare ebbe anche dei periodi bellissimi. Poi decadde per questioni finanziarie. Più di questo non posso dire. Beh, è cambiato non molto,
perché praticamente Taormina è rimasta qual era un tempo, non tanto dal punto di vista panoramico, che quello è stato piuttosto danneggiato per le costruzioni che sono state fatte e che effettivamente non si dovevano fare, quindi il panorama è stato danneggiato. Però le dico che Taormina, per i suoi monumenti, per la sua storia millenaria, la possiamo considerare la gemma più splendente del Mediterraneo. Ma qui la cosa importante sarebbe quella di creare degli eventi importanti per attirare il turista, perché come capacità ricettiva e bontà delle strutture alberghiere, siamo a posto, siamo arrivati a un livello ottimale. Quello che bisogna fare è creare delle attrattive nuove, degli eventi di una certa importanza. Bisogna far tornare Davide di Donatello, Esattamente. solo questo. Federico Fellini, accompagnato da Giulietta Masina, è intervenuto a Taormina alla consegna dei Davidi di Donatello. I premi quest'anno sono andati a Vittorio De Sica per la regia dei sequestrati di Altona, a Gina Lollobrigida, sempre in forma smagliante, per la sua Paolina di Venere Imperiale, all'attrice americana Geraldine Page per la dolce ala della giovinezza, a Vittorio Gassman per il sorpasso e, tra gli altri, a Grigori Peck per la sua prestazione nel buio oltre la siepe. Applausi ed evviva a non finire per tutti i premiati. Una Rappresentato da manifestazione Taormina. colossale, fantastica, veramente. Sono contento per questo premio che mi è dato dall'amministrazione comunale, soprattutto per il fatto che io sono rimasto uno dei pochi veri taorminesi. Qua non c'è dubbio, i veri taorminesi ormai siamo rimasti in pochi.